Signori, finalmente un nuovo video di Brawl Stars che non portavo da molto in realtà e che vi piace molto. E oggi finalmente anch'io ho deciso di spacchettare un cifro di bauli. Non li ho contati esattamente, so che sono più di 40 e tra l'altro ci sono un paio di brawler assicurati che prenderemo. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video a tutti e incrociare le dita con me sperando di trovare qualche bel leggendario. Ma la vedo dura. Ma ci proveremo. Iniziamo. Allora signori, come state vedendo ci troviamo nella schermata iniziale che tutti conoscete e ci sono un bel po' di cose da cliccare. Per esempio andiamo qui e vedete che abbiamo Jessie da sbloccare, qualche cassa. Da parte ne ho tenute 35 più 3 di quelle particolari e io direi di iniziare a spacchettare. Allora iniziamo dal pass battaglia, io lo chiamo pass battaglia. Non so quanto si può trovare in queste casse, potremmo non trovare assolutamente, potremmo assolutamente niente, mi ero dimenticato di mettere il sostantivo. Però almeno ho deciso di tenere una Jessie perché so che era assicurata, la dovrò anche provare, sembra molto carina, molti di voi mi avete detto di usarla, comunque di potenziarla e tutte le cose varie. E appunto confermiamo il premio a Jessie e già ce l'abbiamo abbastanza potenziata. Ora, la cassa enorme, la mia prima cassa enorme di sempre, sono un po' emozionato, devo dirla tutta. Clicchiamo sul... 123 monete, ok. Più 10 a Bombardino, che mi piace un casino. Anche Nita ci sta. E perfetto, più 13 a Jessie. Ovviamente non si possono trovare potenziamenti di quelli che non hai. Almeno dovrebbe essere così. Ok, le gemme tra l'altro ci fanno sempre comodo. E tra poco sblocco anche il coso di squadra. Non ci sto giocando molto, ma più che altro vediamo cosa c'è nel negozio. Ok, una cassa gratuita, perfetto. Dai, dammi qualcosa. Cioè, l'ho tenuti da parte per una vita e me ne fai perdere tutti così. Non so neanche cosa sto dicendo, signori. Tra l'altro, raddoppia gettoni, perfetto, questo è strautile. Dicevo, ci metti una vita, perché ci metti una vita, a, come si dice, a mettere da parte le casse. E ci metti letteralmente un secondo. Oh, lì c'erano 70 monete. Letteralmente un secondo a spacchettarle tutte e molto probabilmente a non trovare niente. Però almeno scelli buona. Però almeno mi potenzio perché essendo agli inizi, ok, è molto più facile di quando sei a 100 milioni di trofei come voi. Oh, attenzione! Attenzione, yeah! Proprio lui, l'uomo della challenge che per chi non avesse visto il video, se lo vado a recuperare, abbiamo trovato Pocio. Yeah, boy! Oh, perfetto, almeno un brawler l'abbiamo preso, così nel titolo posso scrivere che ho trovato due brawler. Vabbè, che uno era assicurato e uno era facile da trovare. Ma vabbè, vorrei trovare qualcuno di particolare, qualcuno che, boh, non trovo mai, non lo so. Scrivetemi nei commenti secondo voi chi potrei trovare in questo spacchettamento. Accetto anche nessuno, anche se mi farebbero male al cuore. Però dai, almeno il buon Pocio, vedete che l'abbiamo trovato e già piano piano lo stiamo potenziando. Allora, credo di aver capito che se si trovano i potenziamenti non si trovano i brawler, è giusto? Perché ora non ci ho fatto caso, però nel baule dove ho trovato Pocio mi sa che non ho trovato nessun potenziamento, credo, poi magari sto dicendo una stupidata. Ora arriviamo a 20 e poi ce ne apriamo uno di quelli grandi. Bombardino più 5, Jessie più 25, ok, vediamo qui chi troviamo. Ok, era in caricamento, dai, vuol dire che c'è un bestione per forza. No. Ok, allora io direi tranquillamente di andarcene in una di queste casse, che si chiama cassa enorme, cassa gigante, non lo so. Fatto sta che ci ha dato 66 belle monetozze, 12 per Bull e 21 per Bombardino. Vabbè, ma cosa cambia dagli altri? Boh. Fatto sta che abbiamo più di 1000 monete, che per l'inizio è tanto, per dove siete voi è molto poco, però sono soddisfatto. Ok, ci dà gemme, anche le gemme tra l'altro. Facciamo un attimo una pausa, se andiamo nel negozio, quanto costa la roba? Ah, vedete, un brawler raro con 30 gemme. Ma sapete che quasi quasi, tipo di raro, questi sono quelli rari. Io voglio quelli rari. No, questi sono quelli tipo straepici, assurdi. Quasi quasi ci faccio un pensierino, non lo so, intanto spacchettiamo, sperando di trovare qualcosa, però vabbè, per ora dai, sto trovando i potenziamenti, sono abbastanza contento, signore. Magari Nita porta sfortuna, cambiamo brawler, prendiamo Pocio, vai. Dai, oh, Pocio, portami fortuna, ti ho appena trovato, mi piaci anche come brawler, sei molto simpatico, mi ricordo... Ok, vedete il Pocio. Vedete il Pocio che ci fa trovare Jackie? Yeah, signori! Yeah, super raro! Quando impugna il suo martello pneumatico, Jackie è un vero e proprio terremoto per i nemici nelle vicinanze. Con la super attira 6 avversari, gettandoli nella polvere. Vedete che Pocio ci fa trovare la roba? Oh, e ora, signori, nuova tattica. Perché io ho la tattica. Andiamo in brawler, prendiamo la buona e cara Jackie e vedrete che troveremo altri brawler. Intanto abbiamo trovato 3 gemme che...
altre 7 e possiamo aprirci un brawler raro, sempre che lo voglia prendere, poi magari ci rinuncio alla fine. Altri gettoni per 2 che non so se sono cumulabili, ma nel dubbio va bene così. E qui altri cosi per i potenziamenti. Ok, dai, facci trovare un altro brawler. Ho preso Jackie. Forse il trucco era tenere Pocho? Non lo so. Non lo so, so solo che El Primo mi si sta potenziando, Bombardino mi si sta strapotenziando. Arrivo a 5 con Jack e poi mi riprendo Pocho, ve lo dico tranquillamente che mi sa che ho trovato il trucco segreto. Quindi monete, punti energia, sempre quello, arriviamo a 5, poi ce ne apriamo un altro. Ok, dai, ho già capito come va qui la storia, no, al negozio. Andiamo in brawler, vieni Pocho, dai, su. Ok, non volevo arrivare a questo, non volevo avere la certezza di trovare un altro brawler, ma mi costringono. Comunque devo dire brawler alla veloce, tipo papini. Allora, apriamo queste ultime casse. Avrei preferito trovare altre gemme, però mi sa che non ci arrivo a 30. 7 non credo che le troverò mai nella vita, 7 gemme. E intanto 5 gemme, ok, ne mancano 2. Dai, troveremo 2 gemme in ste mega casse. Vediamo. 65 monete, Shelly potenziata, punti energia e gemme. No, è il primo. Cioè, va bene, però ora, dai, dammi qualcosa di buono. No, mi sa che non mi dà niente. Vabbè, allora la roba l'abbiamo trovata. Vediamo quanto. Un botto, possiamo potenziare un botto. Allora, Pocho, tu che mi hai fatto trovare Jesse, preso. Poi io direi di potenziarci il buon Bombardino. Bombardino. Video veloce oggi, proprio facciamo uno spacchettamento alla veloce. Lei mi piace un casino. Perfetto, potenziamola un botto, che tra l'altro la userò un cifro. Livello 4 ci sta, i gadget non li ho ancora sbloccati. Non so che livello si sblocchino. E quanti soldi ho? 1400. Dai, ci facciamo ancora un paio di potenziamenti, tipo Nita. La potenziamo perché Nita l'ho usata per un cifro. E Colt che è a livello 1. Vedete, io giocavo con tipo loro a livello strabasso. E diciamo che si fa fatica. E ci mancano 2 gemme. Sono triste. Sono molto triste. Dai, per 2 gemme. Cioè, ma stiamo scherzando? Vabbè che potrei farmi una partita e prendere, vedete, i cosi, i punti, aprire altre casse. Però, allora signori, mi faccio una partita, voglio usare, chi usiamo quella nuova Jackie, anche se è a livello 1, o no? Anzi no, dai, facciamo che usiamo Jessie, che è a livello 4, potentissima, e mi faccio una Raffa Gemme, non so se ve lo tengo, non so se ve lo salto, in caso prenderò appunto i punti per aprire un'altra cassa, perché voglio assolutamente arrivare a 30 gemme, quindi in caso ci vediamo dopo. Ok, a parte il fatto che sono arrivato migliore, ma credo che Jackie sia la cosa più forte della storia, non vi avrò fatto vedere la partita sicuramente, però Jackie è devastante. Ah, vedete che sono cumulabili i gettoni? Yes! Quindi ci si può aprire un altro bauletto. Vediamo. Yeah! Dai, dammi delle gemme. Mi servono poche gemme. Perché non mi dai le gemme? E ho vinto ancora. Ok. Cioè, signori, Jessie credo sia entrata nella mia top 3 per ora dei brawler preferiti, di quelli che ho. E calcolate che non è una cosa del tutto facile. 88 monete, cioè 88 monete, ok, vuol dire che possiamo già aprirci un'altra cesta. E tra l'altro ho sbloccato un altro evento, ok. La rapina, interessante. Dai, dacci ste gemme, non ce le darà mai. Basta, signori. Purtroppo dobbiamo concludere il video senza aver aperto quella cassa. Mi dà un po' fastidio che non ho potuto usare quelle 30 gemme. Magari non era neanche troppo conveniente, ma a me sembrava di sì. Fatemi sapere se questo spacchettamento vi è piaciuto. Abbiamo trovato un paio di brawler interessanti. In realtà ne abbiamo trovati 3. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45. Ciao! Mamma mia, Jessie!